Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su Salt and Sanctuary. Allora, ok, sembrava che non rispondeva bene il pad, e andiamo. Ripartiamo dall'ultimo santuario, dopo che ci eravamo costruiti, cioè in realtà non è che ci siamo proprio costruiti quest'arma. Cioè, ce l'avevamo costruita nell'episodio prima, però avevamo concluso potenziandola al massimo. Quindi adesso abbiamo un'arma discreta, se così se vogliamo essere gentili. E questo non credo mi serva più in realtà. Il danno arcano. Qualcosa che aumenta. No, anche magic. No? Perché non me lo fa mettere questo? Ah, forse è che sono sulla scala. Proviamo adesso. Sì. Io mi ricordavo che qui sotto, a parte aver sconfitto il boss, vabbè, dopo il boss ci fossero più percorsi, perché ne avevamo trovato uno ed eravamo finiti nel laghetto. Un altro avevamo trovato la foresta, mi ricordo c'era Wood nel nome, perché? Che tra l'altro è quello dove vorrei andare adesso. Perché il laghetto già abbiamo sconfitto il boss, ho visto che prosegue, quindi credo sia un'area decisamente poco opzionale. A posto. Se non mi ricordo dov'è la cosa, vado direttamente. Era qui? Sì, Pitchwood. Io mi ero fermato fisicamente qua. Non so cos'altro ci sia. Un po' come succede. Ho visto qualcosa di semi-invisibile? One-shottati! Sarà perché sono troppo forte o per qualche motivo che ora mi sfugge? Prima voglio vedere cosa c'è qua sotto. Sanctuary Search. Cerca il santuario. Oh. Boni. Attacca come un matto. Che cacchio ci può stare ad attacca come un matto? This is crazy. Questo è pazzesco. Mi lasciano un pochettino spaventato. Devo essere sincero. Non era il posto che mi aspettavo. Pensavo di trovare un santuario, visto che me l'avevano appena annunciato. E si chiude il percorso per il Dome of the Forgotten, che credo sia questo, no? Sono tutti shortcut che fanno sempre comodo. Togliamoci la cosa, che tanto non mi interessa. Ah, sapete che posso mettere? Rimetto il. Ah, ce l'avevo già messo. E andiamo avanti, vediamo cosa c'è qui. In realtà devo ancora fare tutta la traversata. No, ok, non me lo fa fare. Ma a che servono queste scale? Ovviamente devo invece salire di qua, dove ci sono le varie pedane che spariscono. Bellissime, chiunque abbia fatto l'urbanistica di questo luogo è da premiare. Ce n'era una vicino, no? A parte questa non serve neanche averla. Nope, ecco. Oh, ma ora come ricompare? Speravo di farla meglio in realtà. Ok. No, qualcosa mi sto rimbambendo. Allora, questa non serve. Poi. Posso saltare di là? No. Devo capire i tempi, eh. Quanto rimangono? Uno, due, tre. Niente. Sarà una seccatura non da poco, non è vero? Sapete che vi dico? Rinuncio all'avanzata. Cioè no, non all'avanzata. Mi sto rimbambendo. Sì. Sto cercando di azzeccare il tempismo, non so se si è capito, ma è quella la mia intenzione. Che non ci riesca in una maniera decente è un altro discorso. Nada, eh. Eh sì, ho rinunciato volontariamente. Ok, perfetto. Lì avrei potuto usare la nebbia solida, credo.
far... No, questa non è nebbia solida, è nebbia e basta. Si prospetta una cosa molto seccante. No, ok. Salvo forse. Salvo il corno. Torniamo indietro. Acceleriamo un pochettino fa sto pezzo, altrimenti non affitto veramente più. Ma qui si può salire e basta? Sì. Non serviva accelerare perché si poteva salire semplicemente da lì. Allora. Ok, un po' di tentativi, ma sono arrivato. E ho trovato soltanto una cassa piena di sale. Spero di non dover fare quel salto ogni volta che eventualmente muoio, perché se no è una rottura di balle bella grossa. No, perché si attiva questo shortcut, cioè shortcut in realtà. Sapete, adesso si può passare da qua. Sì, quindi di fatto è uno shortcut, ora che ci penso. Cercavo nomi strani per chiamarlo, ma in realtà quello più lineare è shortcut. È un abito leggero, perché è di tessuto, però nero. Ok. Ah no, sono parte del... simpatica come cosa. Cosa c'è? Morta... Morte sono le terrificanti creature che fanno l'agguato? Vabbè, vediamo un po'. Pensavo staccassero questi. Eh sì, ma attaccano questi. Semplicemente quello. Ah no! Stavo dicendo, invece quello poverino non c'entrava niente. E mi hanno ucciso. Cioè, in pieno stile padrino mi hanno ucciso. Non va bene. Torniamo dove abbiamo avuto l'agguato contro i. Le teste di cavallo, letteralmente. Ma se facevo così, no? No. Ah sì, la decido. Allora, fanno tanti danni, però muoiono anche abbastanza in fretta. Allora, order. Ok, vi do. Togliete le scatole. Si beve un po'. Cacchio, corrono abbastanza in fretta questi, eh. Morti. Red Shard. Ora. Prima ho fatto la battuta riguardante il padrino per la testa di cavallo mozzata, per quello, in caso qualcuno non avesse colto il riferimento vago, quello era. Peccato che iniziano a comportarsi da nemici soltanto dopo che passiamo, quindi non si possono attaccare freddamente. Ok. Ole. Cioè, però sapendolo che ci stanno, già uno si comporta in maniera leggermente diversa. Andiamo. Santuario? No, checkpoint. Che per carità, per i nostri fini va bene come se fosse un santuario. Tanto di livellare non ne ho tutta questa grande necessità. Mi interessa solo non dovermi rifare la strada. Quello, punto. Semplice, no? Ora. Già una boss fight? Usa il danno sacro. Ma io danno sacro non ce l'ho. Proviamo a vedere come va così. Il crudele, non riesco a tradurre bene il nome. È la prima parte, cioè se fosse... Perché ho la sensazione che se mi colpisce mi fa tanto male. Mi fa tanto di quel male che... Buono! Perché non mai... Non mi ha schivato come avrebbe dovuto. Buono. Mi va bene anche questo. Questo un po' meno. In realtà ho un'arma forte da quello che penso di aver notato dal danno che gli faccio, però... Cacchio. Bevuta. Perché ho il terrore che sia una cosa... Ecco. È morto. Primo tentativo, ma è andato giù. Probabilmente a causa dello strapotere della nostra arma. Forse. Non ne ho idea. Ma io direi di andare semplicemente avanti. Così capiamo subito se questa... Se ti togli... grazie. Così mi rendo subito conto se questa qui è un'area opzionale o no.
Perché se vedo che continua in un'altra area, magari tanto opzionale non è, se si finisce qua. Oggi questo è l'episodio Odio i salti. Una scatola di sale. E cosa possiamo trovare qui? Parte una... un carapace. Non mi piace sta oscurità, eh. End of the right. Nel senso che muoio se vado oltre? No, fisicamente ho finito la mappa! No, devo essere sincero, sta cosa in nessun modo me l'aspettavo. Di finire fisicamente una... il terreno, letteralmente. Ah, sapete che dico? Shrine. Non conta il checkpoint, vero? Dimmi che non... Sì, conta anche il checkpoint. Ma la potevo risparmiare allora. Ero convinto mi facesse andare direttamente altrove. Ok, e ora lo so come vi comportate. CC. Non si risvegliava, mica peraltro. Chi dice, vabbè. Uno è andato. Il secondo è andato. E quarto è andato. Terzo e quarto è andato. Passate che vi dico, accelero finché non ritorno al santuario, perché sennò è così inutile. O faccio una cosa più intelligente di tutte, perché effettivamente è molto più intelligente, e uso semplicemente il corno che ho comprato. Che non lo trovo, ne dovrei avere più di una settantina, ma non li trovo. 71. Yes. Allora. The Ruined Temple. No, momento, ho fatto una cavolata. Se ce n'era uno, viaggia. Ce n'era uno nel lago? Sì. Che è più avanti e dove voglio andare. Tanto vale usare quello, no? Ora. Qua, level up. Non posso fare più di livello? Che tristezza. È una cosa veramente sciagurata. Ora, io vorrei aumentare ancora più la nostra forza. Così faccio sempre più male e i nemici muoiono sempre più in fretta. Grande logica, la mia. 43. Non so quanto sia il cap del gioco, però per il momento basta così. Work. Posso fare qualcos'altro? No. Questo alzerebbe la devozione con il nostro patto, però non so come si faccia. E si scende. Si scende. Andiamo. Momento. Ho trovato queste cose qui piene di sale, no? Non ne vale, non ne vale minimamente la pena. Io mi aspettavo una cosa enorme, tipo... Vediamo questa. 3000. Dovrebbe bastare per un livello, se non ci basta ci manca veramente molto poco. Quindi tanto vale farlo un altro livello piuttosto che perderlo in maniera stupida come al mio solito. E penso che tutti potete confermare. Manca uno sputo di sale. Letteralmente, qual è quella da uno sputo? Ok, non era quella da uno sputo, però va bene uguale. Go, 88. Potenziamo ulteriormente un po' di forza? Punto a one-shottare tutto per quello, o bishottare, o qualsiasi cosa ho fatto a quel boss di prima, che francamente la sua vita è andata giù come fosse fatta di cera. Vita di cera. Nei cinema. Comunque sia, andiamo. Qui abbiamo affrontato la strega nel precedente video, ma non mi interessa al momento. Mi interessa la zona che c'è dopo, che è tutta da esplorare. Ho detto, vabbè, ci torno più tardi. Salt Alchemancery. Sembra qualcosa relativo all'alchimia. Tanto sei morto con un colpo? Sì. Benissimo. Qualcosa che forgia. Oh, ma aspetta. Non so perché mi sembravano fatti dal... Oggetti di sfondo, non... Qualcosa per raffinare il sale, forse? Qui vedo cose che soffiano. Allora, laggiù però vedo anche il... Posso andare o... No. Ok, però quantomeno non mi fa danno sta roba. Posso usare il coso solido? No.
Mi sembra una zona pericolosa. Non, finora non ho visto pericoli, ma mi sento in pericolo. Sarà che non riesco a distinguere bene tra... Come faccio qui? Aspettate, eh. No, non mi è riuscita bene. E non mi è riuscita bene. Quindi questo non è il percorso giusto e torniamo indietro. Là sotto non so come ci si arrivi. Là sopra non so come ci si arrivi. Ho tralasciato qualcosa di importante? Mi sembra di no. Cioè, come ci si va lì? Cioè, qualcosa uno può fare delle illazioni del tipo, che so. Qui c'è un getto, quindi ci deve essere un bocchettone sotto. Cacchio. Come dovrei comportarmi qui? Farmi ammazzare, praticamente. Allora, non sono morto, però ho trovato qualcosa. Non so precisamente cosa, però. Basta che qualcosa l'ho trovato, no? Non capisco a che servano ste pedane, visto che uno può semplicemente usare questo, però, bene. Questa posso capirla di pedana, eh. Cioè, l'ultima posso anche capirla, le altre no. Non sono neanche riuscito a capire cosa sia cambiato là. Ma intanto mi occupo di uccidere questi. Sale, sale. Epic Monster Left, stai attento. Mostro epico a sinistra, stai attento. Te? Sei un po' di epico. Poi soprattutto usi. Usi il Body Slam, manco fossi uno Snorlax. E te che cacchio? Quanto danno gli ho fatto? Vi ho mai detto che una cosa che più mi disturba di questo gioco è il non poter vedere la vita dei nemici? Però tanto è morto, quindi chi me ne... Oh, 5.000 sali per te! Ma ciao! Sono un cretino. Nebbia solida? Sì, avrei potuto farlo anche prima. Ha voglia di cercare cose strane. Dancing Ring? L'anello danzante? Cosa fa? Se non ho già preso uno. Ah, aumenta la mia difesa contro gli attacchi che sono taglienti. Beh, contando che ho già quella contro quelli contundenti, è una cosa figa averle entrambe. Almeno, credo. Ora. Vediamo se qui mi si è aperto qualcosa. No. Col cavolo. Ah, mi serve per scendere. Ecco a che serve. E non capivo, scusate, però non capivo proprio. Ora, qua ci stanno le bestiole. Gli occhi scorpioni. Sì, se disturba anche a me, ma faccio finta di niente, non peraltro. Se stessi a fare facce strane o a spaventarmi ogni volta che qualcosa non mi torna, non giocherei più. Ok. Ora, siamo tornati qua sopra. Qui dove finiamo? Qua sotto. E va bene, non era qui dove volevo andare, però. Lì si può salire, qui si può scendere. Saliamo prima qua sopra, va. Buono. Ti sei sbagliato. Cacchio. Odierò sto posto, me ne sono. Lo so già che lo odierò. Perché mi ci perdo in tempo zero? Cioè, già mi sono perso, non so più che percorsi ho fatto per arrivare fino a qui. E tu chi sei? Spero che fossi un nemico perché stupidamente ho attaccato prima di pensare che tu magari potevi non essere un nemico. Ora lo sei, però. Magari in origine. Magari è un NPC, per quello ne posso sapere io. Non me la sto cavando benissimo. Devo dire che non è proprio la mia performance migliore. E che cacchio. Tanto apro qua.
Ho visto che c'è qualcosa di grosso laggiù e non vorrei aggrarlo in realtà, quindi preferisco. Ah, ok, sei morto. Più che altro non volevo aggrarlo mentre sto ancora combattendo con questo. Fuggi, 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 fuggi. Non vorrei che qualche attacco strano, tipo, non lo so, tipo cosa, però qualcosa di strano che mi frega. Tipo che mi mangi. Ah, quattro colpi e vai giù. Mi sono fatto fregare dalle dimensioni. If you know what I mean. Ora, Diamandia. Che cacchio è qua sopra? Cosa ho trovato? Ho trovato qualcosa. Se era un Mimic, Miss Frozen Throne. Tom. Scusate, piccolo déjà vu dovuto a Warcraft. Il tomo congelato. Questi nemici io me li ricordo, però. Che ci stanno a fa qua? Momento, magari non è che si ricollegano con quella zona di prima dove non sono voluto andare. Che l'ho vista nel precedente episodio, questi qui, no? Non la specie, la specie l'ho vista. No, non sono quelli. Altrimenti avrei raccolto questo idolo annegato. No. Detto una cavolata. Mi sembrava tanto una cosa che ho visto nel precedente episodio. No, no, non aver lasciato tutti questi loot in giro. Cioè, fino a un certo punto uno si può fare cavolate fino a un certo punto. L'anello della meditazione e una porta che spero che si. È una leva questa? Sì. Qui dov'è che eravamo? A parte nel buio più completo. Che ricordo quella porta. Siamo nel lago e abbiamo aperto uno shortcut. Non malaccio. Direi che non è malaccio come esplorazione. L'unico problema è che adesso, essendoci riposati lì, avrò fatto respawnare il mondo. O forse l'universo. Vi spiego subito a cosa mi riferisco e non parlo dei quattro freschetti qua sotto, cioè dei due freschetti qua sotto che francamente lasciano il tempo che trovano per me. Continuo al buio perché tanto quando incontro loro hanno la lanterna. Infatti, diciamo non erano utili. Ok, ho droppato, va bene. Mi riferisco al coso gigante e al suo alleato, ovvero il cavaliere, quello che abbiamo visto che è abbastanza un tipo tosto. Ok. Due colpi. Ok. Gli attacchi pesanti va giù molto prima. Ora. Ah, non rispondo. Ah, si sì, rispondi, ecco di qua, infatti. Non mi interessa combatterti, però devo essere sincero. Lascia il tempo che trovi nella mia mente. E andiamo avanti. Boss. Seriamente? Vabbè, tanto c'è la cosa vicino. E vediamo cos'è. Demon Skinhead, l'ho squartato. Abbastanza in tema con l'episodio di ieri di Game of Thrones, ma vabbè, tanto. Per me è ieri, per voi chissà quand'è. Quindi. Allora, doppio boss con doppia vita. Innanzitutto, per questo non me ne ero accorto già dall'inizio. Allora. Vedetevi un attimo. Questo invece è quanto ha. A me sta cosa già non piace. No, 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 no. Dovrei cercare di recuperare vita, se ci riesco. No, eh. Allora, una metà è andata. Non so se questo potenzia l'altra. Ora è cambiata la musica dello scontro. Ma è morto anche l'altro. Deon Skinhead è morto in entrambe le sue parti. Devo essere sincero, mi aspettavo qualcosa di pericoloso, per quello stavo già cominciando a sbuffare come mio solito. No, no, ho fatto una cavolata. Beviamo. Ok, siamo saliti. Sono contento, ho fatto due boss praticamente in un episodio solo. Non malaccio. La cripta degli dei morti. E abbiamo il nostro amico Spaventapasseri. Ma ciao! Lui persiste? No, esso persiste e perisce. Ma per cosa? Sopravvivenza? O dominio? Può
Può fuggire e sopravvivere o rimanere e governare. Lui troverà entrambi questi compiti impossibili. Per cosa si distrugge così tanto, sopravvivenza o dominio? In realtà interessa la sopravvivenza. Quest'isola è il mio dominio. Quelli che vogliono fuggire devono guadagnarsi la loro fuga. Questo è impossibile, esso lo scoprirà. Quello che gli sta davanti è soltanto un pupazzo. Il pupazzo è la mia voce. Il pupazzo intende inteso come lo spaventapasseri. Trovami. Fine. Sanctuary left. Left, suppongo che qui intendano fisicamente andare qui. Case of Salt. Ok, meno male che è morto perché l'ho attaccato con non full vita, non sapevo quanto era forte, è stata una cosa un pochettino. Reliquia congelata. Diciamo, è stata una cosa non molto saggia da parte mia. Santuario? Sì. Selezioniamo la nostra icona e mettiamola qua. Perfetto. Tra l'altro credo di poter fare due livelli finalmente. Sì. E se le stai a sentire prima, immaginate dove li voglio andare a mettere. Magari sto facendo una cavolata a mettere tutto su forza, però voglio il potere di distruggere tutti. Con un solo pugno, mi sento quasi Saitama. Solo per scrupolo che magari finisce qua la zona. No, non finisce qua la zona. Questo è chiuso. E direi quasi che per questo video la concludo qui la cosa. Forse spendo un minutino cercando di vedere se qua sotto c'è qualcosa di rilevante. A parte il fatto che ho preso danno di nuovo, questo è un Grave Walker comunque, è un camminare, è un vagabondo della tomba. One Punch! Ok, qui non si può andare. Speravo di concludere questa parte preliminare della cripta in realtà. Vediamo un po'. Mi sono buttato soltanto perché ho visto della luce sotto. Ok, cosa ho bruciato? E un altro Grave Warden. A parte che era Walker o Warden? Perché cambia completamente il significato della parola. Se Warden è protettore della tomba, Walker è camminatore nella tomba. È quello, dico. Che potrei aver detto una cavolata prima. Andiamo. Nada? Salve. Ma ci eravamo conosciuti, magari un tuo cugino, qualcosa del genere? Dai. No, sta cosa non mi piace per niente. E oltre a non piacermi, ho rischiato di morirci. Morirci, ma. Ho fatto una cavolata. Ero convinto di poter rimbalzare su quella parete. Buono. No, buono veramente, perché qua ci muoio. Perché non aspettare che si ricarichi la vita? Posso andare lì allo sbaraglio? È morto. Grazie, non si preoccupi. La strada la conosco da solo, credo. In realtà l'avrei potuto fare anche prima, non so perché non l'ho fatto. E lì non ci arriverò manco col cavolo. E qui c'era il santuario, vero? Ho fatto una cavolata. Morto. E con questa morte, ripartendo dal santuario sopra che almeno abbiamo un punto di riferimento, che si conclude questo episodio. Spero che vi sia piaciuto. Due boss sono caduti sotto le nostre possenti minacce? No, le abbiamo confette chiaramente. E quindi, ciao ciao!